Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 21 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Finalmente il sole se ne va. Stanchi del raggio impietoso del sole all'opposizione, stasera siete pronti a brindare. Infatti l'astro del giorno, accompagnato dalla luna, stamani all'alba leva finalmente le tende dall'ariete, scivolando in toro, situazione zodiacale decisamente mente scomoda per voi, a meno che non cominciate ad esaminare i vostri conti e a parlare di finanze. Tranquilli, vi state preoccupando per nulla, Giove generoso anche all'opposizione protegge i vostri affari, mentre Mercurio insieme a Urano nel settore oroscopico degli investimenti vi consiglia al meglio per proteggervi dai rischi, implementando il loro valore. Favorevolissimo anche Plutone in segno d'aria come il vostro, e ottimo amico del vostro astro guida Venere, sarà lui a parlarvi d'amore e a darvi la dritta giusta per educare al meglio i vostri figli. Quadro tranquillo, dunque, per concludere positivamente questa settimana lavorativa, domani sarà una giornata ibrida, con partenza anticipata per molti e magari anche per voi. L'amore è romantico e spesso platonico. Sul piano personale i partner sono degli autentici sognatori e dalla loro parte sta l'abnegazione, il romanticismo, il coinvolgimento affettivo, l'amore porta con sé i suoi frutti che potrebbero essere anche gravidanze. I single incontreranno le persone giuste e con molta determinazione. Bene i rapporti con amici, oggi troverete modo di farvi notare anche da chi non vi ha mai concesso attenzione e considerazione. Giornata strana, piena di alti e bassi. Riceverai molti favori dagli altri, ma attento a che non ti chiedano subito di ricambiare. Sii più gentile con i genitori, con il datore di lavoro, con la persona amata. Preparati a cambiamenti, insolite esperienze, nuove sensazioni. Intuito. Creatività. Nuove idee. Saggezza. Professionalità. Grinta. Un momento difficile per le finanze, le entrate sono le stesse ma le spese aumentano, soprattutto quelle impreviste. Usate parsimonia nella spesa. Oggi vi sentirete particolarmente stufi per alcune situazioni che si ripetono e dei discorsi inutili che vi verranno fatti. Sfogatevi anche con le amiche ma cercate sempre di essere riflessive anche in questo. Oggi vi fiderete poco delle persone in genere, soltanto nel primo pomeriggio riacquisterete il vostro proverbiale equilibrio che vi consentirà di trascorrere una serata migliore. Confusione. Evita situazioni poco chiare. Cautela nelle questioni legali. Ti sentirai ribelle, insofferente e irrequieto. Ti converrà fare tutto da solo. Oggi potreste essere giudicati e sentirvi al centro dell'attenzione e dei pettegolezzi. Un po', diciamocela tutta, potrebbe essere anche colpa vostra. Marte potrebbe infastidirvi facendovi avere qualche reazione spropositata. Occhio all'impulsività. Ascolta e sii più tollerante con il partner che adesso ne ha proprio bisogno. Una telefonata inaspettata cambierà il corso delle cose. Potrebbe trovare risoluzione una situazione piuttosto complicata. Oggi saprete apprezzare la tranquillità o il divertimento più del solito, approfittatene. È certamente importante nella vostra vita sapere di poter contare su determinati sentimenti che non vi abbandoneranno. Nella sfera professionale vi muoverete molto bene. Potreste ricevere informazioni interessanti da persone che vi scelgono come confidenti per la vostra notevole capacità di ascolto, comunque spiegategli che non potete essere voi a risolvere i loro problemi. Da oggi il Sole è uscito dall'orbita tecnicamente negativa che vi si proiettava su di voi dal segno nemico, amatissimo dell'Ariete. Il luminare maschile è ora in posizione neutra dal Toro, non del tutto positiva, certo, ma non più così disturbante su di voi. Migliora la situazione in ambito familiare, se vi erano state incomprensioni saranno completamente fugate. La forma fisica riprende quota, e, in particolare, molti uomini potranno riprendere con successo la loro passione preferita per gli sport di squadra. Che bellezza,
Finalmente il sole la smette di guardarvi fisso negli occhi mettendovi in imbarazzo e lo stesso fa sua moglie la luna che in nottata, dopo aver formato il novilunio, escono dall'opposizione entrando nel segno neutrale del toro. In più potete contare sull'amicizia di Plutone profondo e collaborativo in acquario, appunto il più amicale dei segni. Anonimo Saturno che si limita a ricordarvi tutte le incombenze professionali del giorno rispedendovi a casa la sera stanchi ma contenti. Amore ed Eros. Sesso è sentimento in perfetta sintonia, anche chi è troppo stanco per l'amore gode della vicinanza del partner, delle sue carezze, del suo abbraccio. Insomma la chimica tra voi funziona a meraviglia, testimoni i bi e i pupetti che avete al seguito. Ciò che ancora manca in casa vostra è un quattro zampe, costa in termini di denaro e anche di fatica ma ripaga decine di volte il bene che riceve, provvedete. Anche se il settore sentimentale non fila secondo i vostri desiderata, il consiglio delle stelle è quello di tener duro e proseguire senza dare importanza a piccoli imprevisti che si riveleranno insignificanti. I vostri pianeti prediletti, Venere e Plutone, sono in posizione favorevolissima per voi, dal segno dei gemelli e dell'acquario. Vi spronano a farvi avanti. Voi non vi tirate indietro di fronte alle conoscenze occasionali, è possibile che il vostro cuore si entusiasmi per un nuovo interesse proprio a causa di un incontro inaspettato. Lavoro e denaro? Piacevole e produttivo per i creativi che trovano nelle loro opere uno sfogo al surplus energetico e alla ridda di emozioni che si accavallano nella mente e nel cuore. Più faticoso e di scarsa soddisfazione invece l'attività professionale alle dipendenze, ma se da questa dipende un discreto tenore di vita raddrizzate le spalle e tenete duro. A volte lottare per un posto di lavoro sembra troppo faticoso? Ma è quello che bisogna fare per mantenerlo, a costo di dover fare qualche sacrificio sul piano personale. I rapporti di collaborazione sono vivificati da una volontà di scambio reciproco e di cortese sollecitudine, peraltro tutte qualità tipiche del vostro segno zodiacale. Se svolgete una professione che preveda contatti col pubblico, gli astri vi consentiranno una riuscita completa dei vostri intenti, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 18 al 22 del mese di ottobre. Benessere. Nonostante la stanchezza uno spettacolo che vi appassiona vi fa andare a letto tardi, ma è garantito che dormirete bene e il sonno profondo vi consentirà un pronto recupero delle energie disperse. Bellezza senza grinze, solo il fisico pare perfino troppo asciutto, magri è bello dice la pubblicità ma da accarezzare un filo di morbidezza non starebbe male. Avrai la tua solita energia illimitata oggi? Insieme ad una consapevolezza emotiva in più che potrebbe essere una piacevole sorpresa. Per attingere a questa energia, assicurati di bere molta acqua e di stare lontano da cibi troppo lavorati. Per lei, la vita spericolata non è nelle vostre corde, perciò al lavoro come in vacanza cercate soluzioni armoniose, piacevoli, comode. Chi ve lo fa fare di tirare il carretto al posto del malo se potete farne a meno? Per lui, da un sogno input pazzeschi per risolvere un problemino d'ordine sentimentale o migliorare ulteriormente la qualità del rapporto. Accaparrateveli. Colore delle emozioni, Bordeaux. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.